il 70% dei migranti che viene in Italia non fa richiesta d'asilo, fa sparire le proprie tracce, non sappiamo dove sono, che cosa fanno, stiamo parlando di 160.000 persone solo dello scorso anno. Seconda cosa, che stanno aumentando percentualmente i migranti di natura economica che quindi non potranno mai ottenere lo status di rifugiato, a differenza di quello che la buona stampa ci ha voluto trasmettere. La terza cosa più importante è l'eurofregatura, la famosa solidarietà dell'Europa, la suddivisione in quota dei profughi, 600 profughi che arrivano in Italia, che poi si è ridotta solo a 24.000 unità, non raggiungeremo mai quella soglia, nel senso che dovremmo solo ricollocare coloro che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale, tra questi eritrei e siriani, ma guarda caso sono coloro che a poche centinaia hanno chiesto l'asilo politico, per cui saranno veramente poche decine. Questa soglia di 24.000 non la raggiungeremo mai, fatto sta che noi quindi continueremo in solitaria ad occuparci delle decine di migliaia di persone che vengono in Italia, che chiedono di essere collocati nel sistema di accoglienza, per il quale, lo ricordo, spendiamo ormai centinaia di milioni di euro.